Hola beautiful! Ciao chiche, come va, bellissime? Allora, ho riscontrato che vi farebbe piacere vedere il video su un po' del mio racconto. L'ho già salvato, quindi credo che lo caricherò un giorno, lo caricherò o oggi o domani, adesso vedo un attimo. Allora, belle, questo era un video che vi avevo già preannunciato. Non mi sono truccata granché, mi sono data solamente la mia pennina, questa qui vedete, con questo colore molto carino, semplicemente perché dovevo fare un video di richiesta di una mia ciha. E sono andata nel panico perché mi ha chiesto un trucco color tortora, quindi se potete aiutarmi, io non sono sicura, nel senso, secondo me il color tortora è questo, ditemi, questo praticamente questo rosa, non rosa, questo non lo so spiegare, questa specie di crema, però non è un crema. E vidi su Clio che invece per lei il color tortora era questo, quindi è più tendente al grigio, mentre questo è più tendente al rosato antico. Quindi per favore aiutatemi, così entro il 28 farò questo trucco alla mia cica. Ora poi cederò anche a lei, rimani in terra. Allora, questo video ve l'avevo annunciato, vi vorrei parlare di questi due libri che ho letto. Purtroppo uno non ce l'ho perché l'ho prestato, però c'ho la cartolina, quindi parlerò comunque del libro e poi di quest'altro. Sono entrambi di Nicolai Lilin e sono Educazione Siberiana e Storie sulla pelle. Allora, Educazione Siberiana è molto più alto di questo, eh? È un bel librone a questa maniera. Ci hanno fatto anche il film. Devo dire che ho visto sia il film che il libro, ma come al solito il film non renderà mai quello che vi rende il libro. Allora, è un libro secondo me molto ben scritto. Lui è un criminale, racconta la sua storia. Io non vi voglio raccontare la storia dei libri perché giustamente se uno li vuole leggere io vi faccio un succo di quello che ne penso, perché mi sembra utile come cosa. Siccome ultimamente leggo molto, ho visto qualche recensione di qualche youtubers e mi sembra molto utile come cosa. Allora, Educazione Siberiana, devo dire che è un libro molto ben scritto, si entra nei particolari, parla di questa vita un po' particolare, quindi da criminale, ma non sono come i nostri criminali, bensì hanno delle regole e dei valori molto molto importanti e credono molto in queste cose. Io devo essere sincera, la vita criminale mi ha sempre attratto, per il semplice fatto, non lo so, sono fatta così, ma la vita criminale mi ha sempre molto attratto. Quindi questo libro devo dire che l'ho letto molto bene, mi è piaciuto molto. Lui racconta durante un racconto, poi passa un altro, quindi insomma, comunque è molto ben leggibile, non è troppo pesante, si legge bene. Un giorno, puta caso, mentre ero in treno che andavo a Genova a fare quel famoso shooting che vi dissi, stavo leggendo questo, ho incontrato una ragazza che ha il padre scrittore e mi disse che aveva appunto conosciuto Nicolai Lilin, che era un uomo molto affascinante, anche secondo me molto affascinante, non è quelle bellezze come Brad Pitt, che è bello, ma molto molto affascinante, e che tutto questo suo lavoro è stata tutta una cosa mediatica, quindi non è assolutamente vero, gli hanno fatto i tatuaggi per il libro ed è stato tutto fatto per questo libro. Io sono rimasta folgorata perché sinceramente io devo essere sincera, sinceramente credevo in quello che lui scriveva, cioè mi era piaciuto molto, anche perché non è semplice parlare di queste cose. Quando uno ha un passato un po' particolare non è mai semplice parlarne, ma per il semplice fatto che purtroppo la società non lo accetta, specialmente l'Italia. Scusate i miei bambini, ma sono nel momento clou e quindi sto esplodendo. Quindi ci sono rimasta molto molto male e stavo leggendo questo. Quindi
Devo dire che questo libro qui io l'ho letto molto molto peggio di questo. Comunque, Educazione Siberiana, io l'ho pagato 5 euro perché l'ho trovato la Coop in sconto. È un bel libro, parla appunto di questa vita, lui vi racconta tutto quello che fa, tutte queste cerchie che ci sono, che non sono solo loro i criminali, ma ci sono altre ditte, altre cerchie, ogni cerchia ha il suo perché. Loro erano contro la droga, quindi anche questo ti fa capire, tengono molto alla famiglia, agli amici, quindi valori molto importanti. Questa cosa mi è piaciuta molto e finisce in una maniera un po' particolare, perché tutti penseremmo che lui chissà cosa, e finisce in una maniera molto particolare. Parliamo invece del secondo libro, Storie sulla pelle. Io l'ho letto e l'ho comprato semplicemente perché sì, mi era piaciuto il primo, ma ero molto incuriosita perché parlava di tatuaggi, quindi ciò che a me piace, un'altra cultura che parla di ciò che io amo, quindi vediamo un po', dissi. Questo l'ho pagato 19 euro, come vedete è molto piccolo e ha 225 pagine, delle quali pagine ce n'è pochissime con i disegni. Ci sono pochissimi disegni che appunto sono questi tatuaggi, mentre Educazione Siberiana non ha disegni. Ci sono questi tatuaggi dove appunto sono i suoi veri tatuaggi, i suoi disegni veri, perché a questo punto non sappiamo se è vero o no. Questa è l'impaginazione, come vedete ha una scrittura non grande ma nemmeno piccola, perché quello che sto leggendo adesso io è molto più grande. Si legge bene anche questo, però io l'ho letto parecchio peggio questo libro, io non so se sono stata influenzata da questa cosa. Perché io lo credevo una persona vera, una persona sincera, rara, perché è raro che ci siano persone così sincere e così schiette. Quindi questa cosa mi ha smontato proprio di brutto, ed è corto questo libro, ma ci ho messo veramente, l'ho letto con fatica. Poi non parla così tanto di tatuaggi come credevo, nel senso sì, parla di tatuaggi, del suo percorso per diventare Coltsick, che loro Coltsick lo chiamano, il tatuatore per loro è il Coltsick, quindi questo suo passaggio, cominciare appunto ad andare a pulire la stanza di un altro tatuatore, perché insomma hanno un'ideologia di vita totalmente diversa dalla nostra, sono persone molto rigide, quindi la Transnistria, che quindi dovrebbe essere Russia, certo, Russia, però loro chiamano Fiume Basso, e niente, quindi negli anni 80, quindi un movimento, sì, un periodo storico molto intenso. E devo essere sincera, sono rimasta un po' delusa, non lo so come mai. Secondo me è stata questa cosa che mi ha proprio smontato, e quindi l'ho letto con molta più svogliatezza. Ne ha fatti altri due, oltre a questi, che sono Caduta libera e Respiro nel buio. Io non so se comprerò questi libri, devo essere sincera, perché sì, sono rimasta delusa e vabbè, questo è. Comunque è un bel libro, anche questo è molto dettagliato, lui spiega molto bene quello che racconta. Non è una cosa troppo narrativa, quindi troppo noiosa, che comunque si legge male, ma è un'ottima scrittura, si legge molto bene. Quello che sto leggendo ora è due volte questo, l'ho macinato. Non è neanche un mese lo sto leggendo, sono in fondo, perché mi ha preso di brutto. Probabilmente di questo mi aspettavo chissà che cosa. Ogni piccolo particolare del tatuaggio, invece si sì, parla di tatuaggi, ma non si sofferma così quanto credevo io. Comunque sono due ottimi libri, come vedete sono diventata brava, sto facendo i video cortissimi, no vabbè, a parte scherzi, perché non vi voglio stare ad annoiare, non vi voglio parlare proprio della storia, perché non mi sembra neanche giusto, se la volete vedere o leggere, uno se lo legge. Quindi comunque sono due ottimi libri, lui mi piace, però purtroppo questa cosa, che è una cosa che può essere mediatica, ma molto 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 delusa. Va bene, non vi dico altro perché non sono due libri di cui dire ah che schifo, smetti di leggerlo a metà. No, questo mi è piaciuto tanto e l'ho letto anche molto velocemente, Educazione Siberiana. L'ho letto proprio bene. Questo ho fatto un po' più fatica. Secondo me anche oltre a questa cosa della
insomma, azione mediatica, anche perché mi aspettavo probabilmente qualcosa di diverso, proprio inerente al tatuaggio, mentre parla proprio del suo percorso per arrivare ad essere tatuatore, più che nel dettaglio dei vari tatuaggi. Vi faccio vedere, per esempio, alcuni disegni sono proprio di questo, no? Questo è quello che mi ha colpito più di tutti. Questo sarebbe un tatuaggio fatto ad un suo amico che rappresenta la madre, quindi una donna criminale che sono molto rispettate nella cerchia, sono le cosiddette donne con i controcazzi. Vedi, giocatrice d'azzardo, pistola, quindi una persona che aveva fatto rapine. Questa farfalla nera, ora io non ho rimembranza precisa, ma comunque ha un significato molto forte. Quindi ogni piccolo disegno che lui rappresentava voleva dire qualcosa. Lui gli raccontava la sua storia e da lì lui decideva se fare o meno un tatuaggio. Comunque ecco, è un bel libro, non è brutto, però ecco, sì, un po' delusa sono rimasta, mentre questo mi è piaciuto molto, più delusa dal film. Va bene, non vi dico altro, vi lascio, pubblicherò al più presto quello sulla mia vita e vediamo se poi riesco a fare anche qualche sequel. Fatemi sapere questo benedetto color tortora qual è. Io vi mando tanti bacioni. Ciao belle!